Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo appuntamento con il Road to Championship su FIFA 13. Si torna finalmente a giocare dopo le noiose pause dovute alla nazionale. E come vedete, quest'oggi il video inizia un po' diversamente rispetto alle altre volte. Non inizia già la partita e vi avviso che sarà un video un po' più lungo perché devo aprire con una premessa. Devo rispondere a certi commenti che mi arrivano abbastanza. No, no, spesso no, però me ne sono arrivati più di una volta. Commenti del tipo: ah, e questo sarebbe livello campione. Ah, ma tu non giochi livello campione, sei un cazzaro. Questi commenti qua, insomma, dicono: c'è gente che sostiene che io abbia cambiato il livello di difficoltà. Non so per quale motivo dovrei farlo, francamente. Ma vabbè, ne ho sempre ricevuti parecchi. Finché qualche tempo fa, qualche giorno fa, mi arriva questo commento. Allora, ve lo leggo direttamente. Allora. Sotto un video, esattamente sotto l'episodio 14 Roma Palermo, vabbè, non vi faccio il nome dell'utente se volete andare a vedere. Mi scrive: continui a dire che giochi a difficoltà campione, ma siccome pochi ci credono, puoi far vedere le impostazioni di partita, la difficoltà. Tra l'altro, pure in italiano, insomma, un po' stentato. Vabbè, puoi far vedere le impostazioni di partita, la difficoltà prima di andare alla partita nel tuo prossimo video? E poi vai direttamente alla partita senza tagli, così provi che è campione. Hai per caso modificato qualche parametro, errore tiri, eccetera. Premesso che io non credo si possano modificare i singoli parametri, penso si possa modificare la difficoltà. Però, no? Allora, primo, non è che io posso fare tutte le volte far vedere e ricominciare dal menu. Già i video sono molto lunghi. Devo pure far vedere ogni volta che la difficoltà difficile, cioè, che è campione, cioè, ma anche sti cavoli, perché prima cosa. Primissima cosa, io mi avete chiesto a che difficoltà giocavo, ho semplicemente risposto a tutti quelli che me l'hanno chiesto, poi siete liberi di crederci o meno. Io non ho motivo di dire che di dichiarare una difficoltà e giocare ad un'altra, cioè io non faccio qui, non faccio, come posso dire, questi video per far vedere quanto sono bravo. L'avevo già fatto questo discorso, vale per i gameplay di FIFA e vale per altri tipi di gameplay. Non faccio assolutamente video per far vedere quanto sono bravo, anche perché altrimenti probabilmente non farei video. Perché non avrebbe senso, non so, non c'è un gioco a cui io sia veramente un fenomeno, quindi non ci sarebbe motivo. E soprattutto, io gioco, ho detto che gioco a difficoltà campione, non leggenda, cioè a campione le partite si vincono. Non mi sembra così impossibile. Ma soprattutto, e questo è il punto più importante, questi commenti arrivano sempre dopo delle vittorie schiaccianti o dopo partite come quella di Palermo, in cui ricordo anch'io di aver detto che i giocatori sbagliavano gol un po' sospetti, perché se non sbaglio in quella partita gli attaccanti del Palermo sbagliarono dei gol veramente facili. Mi ricordo anche di essere rimasto colpito da questa cosa proprio in diretta mentre giocavo. Quindi posso capire che dopo quella partita assorga il sospetto, posso capirlo. Però poi chi segue il Road to Championship mi ha visto anche perdere in casa con l'Atalanta, perdere in casa col Genoa, pareggiare 1-1 col Pescara che sarà retrocesso matematicamente a gennaio. Quindi cioè, vuol dire, se gioco a difficoltà più bassa di campione, difficilmente perdo questi punti per strada. Però ripeto, io sono, cioè, poi siete liberi di pensare quello che volete, a me non è che frega più di tanto. Solo ci rimango male perché ogni volta la gente deve insinuare, ma come se fosse un minus. Cioè, se io giocassi a, ora non so come si chiamano i livelli più bassi, comunque se giocassi a livello inferiore a campione, ve lo direi, non è che mi devo vergognare. Cioè, non è che c'è un problema. Non ho veramente, comunque, per questa volta quindi parto al menu perché accontento chi come questo tizio mi ha chiesto di dimostrare che gioco a campione, però sappiate che potrò farlo per questa e per qualche altra partita più avanti. Non si può fare per tutte le partite, perché allungo veramente il video e diventa noioso da guardare. Poi questa parte iniziale in cui parto dal menu, faccio vedere che ha difficoltà, insomma, vabbè, avete capito. Comunque, ripeto, a me non interessa quello che pensate più di tanto. Mi dispiace che gente che più di una persona ha insinuato una cosa del genere, però poi sono arrivati anche commenti del genere su Football Manager, quelli ancora più stupidi, però vabbè. Comunque, cominciamo a giocare, che ho già dedicato troppo tempo a queste stronzate. Allora, aspettate che mi rimetto impostazione. Ok, è senza tagli, come vedi, caro tu sai chi, è senza tagli. Allora, siamo al 31 marzo. Anzi, ti faccio vedere le impostazioni. Impostazioni di gioco. Eccoli qua. Guarda, non l'ho toccato, l'ho fatto vedere. 6 minuti, campione.
tutto quello che vuoi vedere tu. Poi ti faccio vedere anche l'altra, non so se si... Beh, questa è la visuale, insomma. Ecco, questa per chi me l'ha chiesta, questa è la visuale con cui gioco. Vi faccio vedere l'altezza anche e lo zoom. Ecco qua. Per chi me l'aveva chiesto nei video precedenti. Questa è l'interfaccia video, questo è l'audio. Ah, ecco, no, aveva ragione allora l'utente che diceva che si poteva modificare anche anche i parametri, errore tiri, errore passato. Vabbè, io vi giuro che lo scopro in questo momento, infatti come vedete è tutto 50, penso siano i settaggi standard. Non l'avevo mai toccato, ma non l'avevo neanche vista mai questa pagina, quindi figuriamoci. Ah, addirittura c'è per l'utente e per la CPU. Vabbè, comunque è tutto a 50 come vedete, eh? Tutto così. Io non sto tagliando niente, come potete vedere. Andiamo alla partita successiva. Gioca partita che è col Palermo, ovviamente. Ok. Sì, maglia nera. Ok. Faccio un attimo la formazione. Questo pezzo lo mando veloce, non lo taglio, ma lo mando un po' più veloce perché devo rifletterci. C'era poco da rifletterci perché lascio i titolari che tanto sono belli freschi, essendo riposati. Te le faccio vedere un'ultima volta le impostazioni di gioco. Campione. Vedi? Questi sono tutti a 50. Partiamo. Ecco qua, si comincia. Finalmente mi era un po' mancato il Road to Championship in queste 2 settimane, devo dire. Oh ragazzi, io vi ricordo che domani è Pasqua, è 31, ovviamente vi faccio gli auguri, ma vi volevo ricordare anche che domani è l'ultimo giorno utile per caricare il video di risposta al mio concorso. Quindi se avete un progetto di partecipare, fate in fretta. Vabbè, senza perderci in chiacchiere, visto che abbiamo già prolungato troppo il video, cominciamo. Col Palermo sul pallone, Arevalo Rios, Barreto, Dybala, Navas, gli ruba palla, poi la perde di nuovo, poi ancora Navas, mamma mia, Barreto, Arevalo Rios, cerchio di centrocampo, Lores Barella, Barreto, Dybala, Dagoberto, Barella, Navas. Un gran pallone, poi cerca di servire Osvaldo. Cetto. Dybala, dai e vai, ma Bertolo non lo riserve. Ma va centralmente da Barreto. Lo ferma Ramirez molto bene. Riparte da Roma. Avanza il brasiliano. Osvaldo. Mamma mia, Osvaldo. Dybala. O Dybala, come verrà voi. Abate. Navas, però in profondità. E Osvaldo, che chiama avanti Totti. Mamma mia, male male Osvaldo, eh. Si scalda Eric Lamela. Bala. Pallone per Arevalo Rios. Gli dirà Rios. Barreto. Barreto. Buona. Pasticcia un po' e poi manda andà. Blocca il pallone, Abate, Navas e Totti. Totti cerca Osvaldo, chiuso. Totti poi cerca destro, sbaglia il passaggio. La Roma non riesce a uscire. Dagoberto, Dybala lo ferma. Abate molto bene. Totti destro, Osvaldo destro. Peccato, non va il passaggio. Allora Barreto riparte Palermo. Barella. Evita l'intervento di Ramirez. Poi serve Dagoberto. Dybala. Rios. Rios lo ferma. Abate molto. No! Ma ha preso il pallone nettamente. Vabbè. Regala questa punizione al Palermo. Lo schema. Attenzione il tiro alto. Lì. Non lo so, non ci interessa. Manda andare, mette in gioco. Balzaretti. Avanza Balzaretti. Destro. Osvaldo, Osvaldo. Niente. Dybala.
Rios, profondità per Dagoberto, cerca Dybala, su di lui un Bonna, gli porta via il pallone, in modo molto pulito, riparte Zuniga. Ma che era? Sbaglia il passaggio Zuniga. Dybala, Dagoberto, Bertolo, Abate, riparte Abate. Velocissimo, terzino della nazionale, poi Serbo Osvaldo al momento giusto, Osvaldo, posizione di ala destra, o il fondo Osvaldo, il cross verso destro di testa, alta, colpito malissimo, peccato, buona opportunità, la prima per la Roma, al 24esimo. Wigani batte corto, Munoz, ancora Wigani che rilancia poi dove c'è solo Totti però, destro. Destro, zona tiro, destro, lo prova al tiro! Matti a destro! Matti a destro al 26esimo! Vantaggio della Roma! Un destro da fuori area, la palla che si insacca sotto l'incrocio, ragazzi, destro sta diventando un fenomeno. E riparte il Palermo. Varela, Pisano, Castagno. Dagoberto, palla dentro, Ogbonna, molto bene, poi Navas, Osvaldo, possibilità di contropiede, destro, vede dall'altra parte Ramirez, Ramirez, la doveva dare di prima Osvaldo lì, comunque guadagna la rimessa laterale a Roma, che resta davanti, Abate, no, non così, sbaglia la rimessa, Abate. Osvaldo insegue il pallone, ma comunque la sua pressione porta ad una nuova rimessa laterale per la Roma, sempre in zona d'attacco. Stavolta batte bene Abate. Totti. Un po' lento nel controllare il pallone Totti. Osvaldo, Totti, la finta. Pallone per Osvaldo, poi ancora Totti, non c'è spazio. Allora, prova al sinistro Totti, la deviazione di Osvaldo. Wigani. Un ottimo riflesso, non si è fatto male spiazzato. Poi Dybala. Munoz. Cetto, pressa alta la Roma. Tanto il Cagliari è in vantaggio con la Fiorentina. Chi se ne frega. Areola Rios. Varela. Tanto qualcuno mi scrive su WhatsApp. Varela. Dagoberto. Rios. Pisano. Allora per Varela. Balzaretti. Grande scelta di tempo. Riparte a Roma. Totti. Totti cerca il pallone di ritorno per Zuniga. Zuniga cercava destro, arrivano io, lo chiude in fallo laterale, vediamo se Zuniga batte subito, no. Balzaretti, destro, no, a Totti la dovevi dare, vabbè. Sbaglia destro, riparte il Palermo. Dagoberto, Dybala, Dybala, Bertolo, Dybala, Castan, poi Abate, Osvaldo, Osvaldo. Non è entrato molto bene in partita, diciamo. Zuniga cerca destro, per poco non lo trova. Attenzione! Mamma mia, Lucani sta per fare un errore colossale. Varela, Rios. Ancora Rios, Varela, gira. Balzaretti su di lui, va vuoto. Dagoberto, Balzaretti recupera. Gran partita invece di Balzaretti. Poi Totti. Avanza il capitano, serve destro. Destro, vada Osvaldo, Osvaldo, dall'altra parte c'è Balzaretti, ecco servito, avanza Balzaretti, la finta, rientra Balzaretti, prova il destro, ha cercato il gol dell'ex, Balzaretti, questa grande percussione, Balzaretti sta giocando una partita favolosa. Munoz, Dagoberto, niente, Rios, Dybala, Dagoberto, peccato. Pisano, non è dentro, buona guardia Ramirez e poi Balzaretti, probabilmente arriverà il fischio dell'arbitro su questa azione, Zuniga, e infatti così è, finisce il primo tempo 1-0, anzi 0-1, decide il gol di Matti a destro al 26esimo a Palermo, Milan fa 0-0, le altre non giocano, vabbè. Vedremo alla fine partita della classifica. Comincia il secondo tempo. Navas, Totti, Osvaldo, Totti, chiama avanti Abate.
Bate per Navas ancora per Totti. Totti nello spazio per Osvaldo. Osvaldo il fondo, il cross la prende d'esterno, però Osvaldo assolutamente in ombra. Wicani batte ancora corto per Munoz. Mamma mia, come ci fa i passaggetti loro due. Cioè, sto bug a FIFA, attenzione! Ogni tanto i difensori centrali si mettono a fare questi scambi l'uno di fila all'altro, non si sa per quale motivo. Bertolo. Abate è più veloce, cambio, cambio. No, che riprendo, sbagliato. Gestione. Fuori Osvaldo, dentro la mela. E basta per ora. Leandro Castan, serve Zuniga. Zuniga è partito destro, vede Zuniga, lo serve, avanza destro. Poi il fondo Matti a destro. Poi si gira, rientra molto bene. Pallone per Zuniga che va dietro, troppo dietro a Totti. Forse sarebbe stato il caso di servire Osvaldo lì. Tanto il Chievo in vantaggio sul Milan. Oh, e dai però, basta sti passaggetti. Bertolo. Arevalo Rios. Lores Varela. Mamma mia, Zuniga, per poco non gli toglieva il pallone. Poi ci pensa Balzaretti, monumentale quest'oggi. Abate. Abate. Nessuno fa movimento, allora torna indietro. Poi va lì vicino, da Navas. Pallone per Totti. Totti, un po' lento nel gestire il pallone. La perde, poi Rios. Barreto. Dagoberto. Gran palla rubata, poi Osvaldo. C'è spazio per Totti, eccolo servito Totti. Niente, comunque Totti più passano gli anni più lo fanno pippa, ma in realtà più passano gli anni più diventa forte. Speriamo che se ne accorgano prima o poi. Comunque. Ah. Bertolo. Dybala. Barreto. Attenzione, lo scambio molto bene da Roberto. Si presenta a tu per tu, comanda andare al pallonetto. Manda là, si fa trovare attento. Poi Zuniga cambia gioco per Navas, pallone rischioso, Totti in qualche modo poi. Osvaldo. Destro. Zuniga. Chiama avanti Balzaretti dall'altra parte. Inesauribile Balzaretti quest'oggi. Poi il fondo Balzaretti, il cross. Verso Matti a destra che si era avventato sul pallone. Anticipato però. Barreto poi. Riparte fermo. Attenzione al contropiede. Rientra Zuniga molto bene in due tempi. Poi commette anche fallo. Tanto c'è un cambio, forse fuori il Lores, vediamo un po'. Eh sì, ecco i cambi, fuori Lores Barella dentro Brienza per il Palermo, fuori Osvaldo dentro la mela per la Roma. Cambio che avevo fatto 2 ore fa. Ok, e butta il pallone così il Palermo. Manda andà. Totti cerca cambio di gioco per Navas, troppo lungo però. Non c'era spazio, allora riparte il Palermo. Attenzione! Qui sì che c'è lo spazio per Dagoberto. Su di lui Castan. Dagoberto lo allenta Castan, lo porta fuori. Dagoberto ancora però in possesso di palla. Cerca lo spazio per girarsi, lo trova. Il cross Brienza. Mamma mia! Aveva staccato su Balzaretti Brienza. Che rischio. Allora riparte Balzaretti. Ramirez. Navas. La mela, andiamo avanti Abate. Abate per Navas. Navas per Totti. Totti in profondità ancora per Abate. Che ha seguito l'azione, poi si ferma Abate. Entra in area. Pallone per Totti. Totti per Matti a destro. Destro, destro, prova al sinistro. Ribattuto. Attenzione al Palermo che può ripartire. Anzi, no, Ramirez ferma tutto. Poi però regala il pallone a Brienza. Riparte Arevalo Rios. 3 contro 3. Adesso è rientrato anche Balzaretti. Bertolo esce con buona impressione. Bertolo serve Barreto, rischia di perdere palla, poi riesce a servire Bertolo, la tiene in campo, ancora buona su di lui. Barreto. Dybala, pallone dentro, deve intervenire Castan. Poi in qualche modo manda andà, riesce a bloccare il pallone. Destro, destro, lancio in profondità per la mela, bellissimo. Avanza l'argentino. La mela, la finta, porta avanti il pallone la mela. Ora deve tenerla in campo, rientra la mela in area, la mela, palla sul destro, lo prova. Poi Ramirez, mamma mia, destro in qualche modo, Roma tiene il pallone. Ramirez.
ecco Eric Lamela. Porta la palla sul sinistro al tiro, Wigani. Mette in angolo. Altro cambio, dentro Gabriele Hernandez al posto di Dybala. Totti dalla bandierina, il cross verso Bonna! Angelino Bonna! 2-0 all'80esimo, la Roma chiude la partita. In questo stacco imperioso di Bonna. Vabbè, qui facciamo un paio di cambi anche noi, dai. E quindi ecco i cambi, fuori Totti e Navas, dentro Pjanic e Bradley. Riparte Palermo, Bertolo, Hernandez, Bertolo, Barreto, Arevalo Rios, Dagoberto, Ogbonna, poi Ramirez, per Bradley, che vede dall'altra parte lo scatto di destra, lo serve, lo trova molto bene, avanza a matti a destra, poi rientra, serve Eric Lamela, Lamela, prova a saltare un uomo, poi il fondo Lamela, poi si gira, rientra in area, viene fermato però. Poi egoista Lamela. Rios. Balzaretti su Brienza. Ancora Rios. Lo spazio per Brienza. Bella questa combinazione. Balzaretti rientra velocissimo però. Poi Dagoberto. Pallone per Rios. Zona tiro. Si libera di Castan. Bertolo. Dagoberto. Castan. Attenzione la palla. Resta lì il tiro. Manda andà. E poi Balzaretti. Pallone per Zuniga che tenta il lancio in profondità per Lamela, vediamo un po' contro Munoz, alla meglio Munoz. Poi il raccio, Pjanic nello spazio ancora per Eric Lamela. Lamela la finta, rientra molto bene, peccato viene fermato all'ultimo. Poco concreto oggi Lamela. Ora gli scambi con Brienza sulla fascia destra per il Palermo, su di lui c'è Zuniga. Ora l'ennesimo scambio in profondità, c'è Balzaretti stavolta su Brienza, il cross comunque di Brienza, Bonna di testa. Poi Bradley fa ripartire per l'ennesima volta l'azione della Roma con Pjanic, ma non c'è più tempo. La Roma porta via 3 punti anche da Palermo. Roma cinica, come spesso è accaduto questa stagione, con destro e Bonna, senza aver dominato, ma una partita piuttosto pulita. Vittoria, insomma, su cui c'è poco da recriminare, penso, per il Palermo, perché pur non avendo fatto grandi cose da Roma, neanche il Palermo può dire di aver meritato qualcosa in più. Andiamo a vedere la classifica a questo punto. E attenzione, perché si torna in vetta da soli finalmente. Questa è la classifica che vede Roma 72, Juventus 70, ma con una partita in più. Quindi in realtà potenzialmente seconda sarebbe l'Inter, se dovesse vincere la partita in meno chiara nei confronti della Juventus andrebbe a 72. No, in realtà non è cambiato niente. No, così che è cambiato. Cosa sto dicendo? Perché anch'io, ok, c'è una cazzata. In realtà ho preso 3 punti all'Inter, quindi sono primo finalmente da solo. Sì, beh, buono, insomma. Quindi prepariamoci a queste ultime, quante sono? 8 partite, insomma, senza cercare di farci superare ancora una volta. Ma soprattutto, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà lunedì, il prossimo appuntamento con Rotto Championship per il derby. Roma-Lazio, partita importantissima, inspiegabilmente si gioca di lunedì perché Lotito ha detto che la Lazio gioca il giovedì in Coppa, quindi poverini, quindi bisogna giocare di lunedì, la tristezza è infinita al derby di lunedì, però vabbè. E quindi, insomma, non mancate a quel video perché promette bene come ogni derby, quindi io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Oh, quasi dimenticavo, buona Pasqua ragazzi!